Certo. Senti, allora parliamo di servizi perché da un po', insomma, c'è questo discorso su QR Poste, Nexive e quant'altro. Tu come la vedi? Ti sei interessato? Sei tra quelli che ha prenotato una postazione per QR Poste? Parlaci un po' di questo argomento. Ma noi, sì, io mi sono preparato, effettivamente se dovesse partire il servizio io sarei anche abbastanza favorevole a questo servizio. So che ci sono anche altri corrieri che sono interessati al settore edicole per quanto riguarda pacchi e così via, come DHL, però io mi sono preparato, però per adesso ancora non è partito niente. La cosa secondo me sarebbe ottimale, per semplice motivo che comunque insieme alle batterie dicono sono quelle che sono più capillarmente dislocate sul territorio nazionale. Certo. Inevitabilmente a livello logistico ci guadagnerebbe il cliente, ci guadagna l'edicola, ci guadagna anche il corriere. Speriamo che prima possibile venga attivata questo servizio. Bene, vedremo perché sono arrivati segnali incoraggianti. Sicuramente se segui la nostra radio li avrai ascoltati. Insomma, siamo proprio nella fase finale, anche perché bisogna raggiungere un certo numero di adesioni. E però credo che l'annuncio verrà fatto nelle prossime settimane. L'annuncio ufficiale, dico, quello da parte del Sinagi su questa collaborazione con QR Poste. Allora chiudiamo con una riflessione sulla categoria e sul sindacato. Mi sembra quasi inevitabile, appunto, tenendo conto della tua età, nel senso che sei ancora una forza giovane, insomma, alla fine per il sindacato, un sindacato che sta appunto affrontando questa trasformazione tra vecchia guardia e nuova e che quindi dovrà dare spazio, insomma, a nuove leve, a giovani. Tu come la vedi su questo? Ma io vedo che comunque io quando ho iniziato c'era Guerrieri Bradinero Camponeschi, che era una persona eccezionale, stupenda, e per il sindacato, soprattutto per il Sinagi, sia a livello nazionale che a livello locale, ha fatto tantissimo. Adesso siamo passati a Luca Simeoni, che è ugualmente una persona che non posso che elogiare, perché lui ti fa in quattro per gli edicolanti, ogni settimana ha incontri con il distributore, risponde sempre a tutti, quando ha possibilità va a trovare direttamente gli edicolanti che hanno dei problemi. E il Sinagi inevitabilmente adesso ultimamente diventa, anzi lo era anche prima, comunque il sindacato principale per quanto riguarda gli edicolanti, si è rafforzato sempre di più. Il governo, quando deve trattare qualche cosa, cerca solo il Sinagi, anche se sono presenti altre sigle sindacali. Questo sta a significare che comunque da quando è nato fino adesso ha lavorato bene, e so che comunque ci stanno anche i giovani che si stanno affacciando al lavoro, all'attività sindacale del Sì, Sinagi. sì. Io mi ci trovo benissimo con il Sinagi, non so, non posso far, a parte non ho conosciuto altre sigle sindacali, perché quando ho iniziato direttamente subito con il Sinagi, e sono entrato subito nel direttivo, e io non posso che parlare bene di questo sindacato anche a livello nazionale, che comunque per tutte cose siamo riusciti ad ottenere tante cose. Gli edicolanti in Italia lo dobbiamo principalmente al Sinagi. Abbiamo parlato appunto di Rieti come un'isola felice e però qualche battuta sulla categoria te la voglio strappare. È una categoria sempre un po' litigiosa, non hai anche tu questa impressione? Un po' di? Non ti ho capito. Questa categoria è sempre un po' litigiosa, non so se hai anche tu questa impressione, magari frequentando i social, ecco, cose così. Ma tendenzialmente sì, ma il commerciante è stato sempre così. Purtroppo è stato sempre così. Il commerciante non ha mai capito una cosa, ed è per questo che comunque sono diventati così grandi, grossi supermercati, che l'unione fa la forza. Ma spesso il commerciante, anche se tratta argomenti, prodotti simili, si fa la guerra. Diciamo, Carrieri, diciamo che abbiamo un po'. Ci può stare un po' di malcontento, ma all'inizio, adesso le cose sono un po' molto attenuate per quanto riguardava gli edicolanti che si trovavano nella comunque vengono rifornite una volta a settimana invece che tutti quanti i giorni, ma giustamente il corriere non può passare tutti quanti i giorni in paesetti di 200 abitanti. Certo. Ma la litigiosità c'è, molto meno rispetto a una volta,
Poi adesso che si è cambiato direttamente anche il distributore è molto più grande rispetto a prima, ha preso delle storicità dal vecchio distributore che non erano proprio azzeccate, perciò gli edicolanti, specialmente della Sabino, di altri paesi piccoli, si sono trovati ad essere forniti in modo totalmente diverso da come erano abituati sul vecchio distributore. Questo ha creato delle litigiosità, ma proprio rimarcando quello che ho detto prima, proprio la iperattività di Luca, che veramente si sbatte tutti quanti i giorni per noi, ha portato queste litigiosità quasi a scomparire del tutto, almeno qui a Rieti. Bene, ci vuole impegno quindi da parte dei segretari su questo, però la categoria sicuramente si fa guidare quando ci sono le condizioni, non è sicuramente un'impresa disperata questa. Felice, ti ringrazio allora di questo intervento, ti auguro buon fine settimana, buon lavoro. Naturalmente c'è un Grazie. ponte da sopportare, vedremo un po' che cosa succede. Andrà bene per le edicole nei luoghi turistici, un po' meno per quelle di città, ma insomma, buon fine settimana a tutti. Grazie ancora. Ciao, Grazie. Buongiorno. ciao.
Bene, allora questo bellissimo brano, Prayer for Peace di Himig Ejuita, scusate ma a volte ci sono dei nomi così complicati di difficile pronuncia per radio. Allora, noi chiudiamo la nostra giornata di programmazione, due belli interventi anche oggi, devo dire molto illuminante quello di Mauro Pecchenino che ci ha parlato appunto di marketing diretto e come può essere applicato all'attività degli edicolanti. Chiudiamo questa giornata con un podcast, anzi scusate, con un post da WhatsApp che ci arriva da Andrea e che riprende il ragionamento, Andrea di Rieti, edicola di Rieti, che riprende il ragionamento sui fidget spinner. Dunque dice Andrea, che tra l'altro abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi, abbiamo assistito alla potenza di un prodotto inutile, dice lui tra parentesi, ma che ha lanciato una moda irrefrenabile di acquisto. Sfido chiunque a scommettere prima del suo arrivo sul mercato italiano la mole di vendita avuta. Editori e grossisti di giocattoli sono arrivati in forte ritardo, con evidenti carenze sulla fornitura. Guardando strettamente il lato edicola, è normale la difficoltà nella distribuzione in modo capillare del prodotto. Ove ci siano stati privilegi di distribuzione o agi non adeguati, è lì che deve intervenire il sindacato. Ma non è possibile preventivamente capire quanto un prodotto faccia moda, anche perché siamo sempre più invasi da prodotti che tengono la moda un mese. Devo dire, questo di Andrea, un post con tanti spunti di ragionamento. Abbiamo proprio trattato il tema di sapere un po' preventivamente, magari appunto mettendosi insieme, facendo dei gruppi di lavoro che lavorino sul web quasi esclusivamente su questo, cioè sul capire quali sono le varie tendenze, e poi possano anche un po' studiare il fenomeno, e non dico con numeri certi, perché giustamente non era prevedibile in queste dimensioni il successo di questo prodotto, e però era prevedibile con qualche mese d'anticipo la facile vendita. Questo l'abbiamo già parlato con Aldo Esposito, che ci ha detto appunto che il gruppo di Napoli era già sulle tracce dall'inizio dell'anno, sulle tracce di questo prodotto, aveva proposto ad altri un acquisto collettivo, perché poi la differenza è quella: riuscire a fare un acquisto collettivo in tempo utile, in modo tale da non sottostare poi in un secondo momento alle difficoltà della distribuzione, che a volte non è così tempestiva. E con la ristrettezza di capitali da investire ci si